come uccidere a mani nude. Questa è una delle ricerche effettuate su internet dal ragazzo di 17 anni arrestato per l'omicidio di Maria Campai, la romena di 42 anni uccisa il 19 settembre scorso a Viadana, in provincia di Mantova. Il giovane killer e la sua vittima si sarebbero conosciuti attraverso un sito di incontri. Apparentemente, la donna era scomparsa. Il suo corpo è stato ritrovato una settimana dopo nel giardino di una villetta abbandonata accanto a quella in cui il minorenne viveva con i genitori. In breve tempo, gli investigatori sono arrivati al ragazzo. Interrogato dai carabinieri, il giovane non ha mostrato alcun segno di pentimento. Il sospetto è che avesse premeditato tutto. A dimostrarlo ci sarebbero proprio le ricerche effettuate su internet. Eccone un'altra. Come nascondere un cadavere? Queste richieste non lasciano spazio a fraintendimenti. Il 17enne voleva comprendere cosa si prova a togliere la vita a una persona. A colpire è l'esuberante personalità dell'arrestato. Sui social network il ragazzo si presentava come un duro e un violento. Su TikTok scriveva: «Non puoi cambiare. Sarai sempre un mostro, un guerriero feroce, un assassino diventato eroe». Si ispirava ai film e ai fumetti. «Io sono Batman», ripeteva sempre su internet. Tra i suoi idoli c'era addirittura Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Dopo l'omicidio della ragazza di Vigo Novo, il 17enne aveva pubblicato una foto di Turetta, come se fosse un esempio da emulare. «Devo seguire quelle voci nella mia testa», aveva scritto il ragazzo. Inoltre, anche su Fortnite, un videogioco online, aveva condiviso un'immagine di Turetta mentre uccideva Giulia. Si faceva addirittura chiamare come lui. Il minorenne era inoltre ossessionato dal fisico e dalla palestra, scrivendo: «Essere magro per tutta la vita mi ha fatto pensare di farla finita. Non sono riuscito a trovare una ragazza, e non ci riesco ancora, e ho perso fiducia in me stesso. Ma il giorno in cui ho scoperto la palestra e ho iniziato ad allenarmi per mettere su massa muscolare, ho continuato a perseverare, e ora ho frequentato la palestra per un anno. Mi pento di molte cose che ho fatto, ma andare in palestra non è una di queste». Nei video su YouTube si mostrava mentre sollevava decine di chili durante gli allenamenti. Nonostante ciò, continuava a riscontrare scarso successo nelle relazioni. Forse anche per questo aveva cercato una donna su un sito di incontri a pagamento, e così aveva trovato la povera Maria Campai. Secondo le ricostruzioni, la vittima si sarebbe presentata a casa del ragazzo e i due avrebbero avuto un incontro intimo in garage. Maria si sarebbe opposta a una richiesta inopportuna e per questo lui l'avrebbe aggredita a mani nude e con dei pesi da palestra. La voglia di fare del male a qualcuno lo tormentava da tempo. Dopo l'omicidio, avrebbe sollevato il corpo di Maria per abbandonarlo nella villetta adiacente. Poi ha continuato a comportarsi come se nulla fosse. È rientrato in casa, ha cenato con i suoi genitori e ha ripreso la vita di sempre, tra allenamenti, la scuola per elettricista e le uscite. Fino al suo arresto, avvenuto soprattutto grazie alla testimonianza di Roxana Campai, una delle sorelle di Maria. Era stata lei ad accompagnare la 42enne all'appuntamento con il ragazzo. Roxana lo aveva visto e aveva memorizzato il suo volto. Poi, il 26 settembre, una settimana dopo la scomparsa della sorella, la donna lo ha riconosciuto mentre entrava in una farmacia. Ha raccontato: «L'ho riconosciuto. Era quel ragazzo con cui Maria è andata via quella sera, quando l'ho accompagnata a Viadana. Stava entrando in farmacia. L'ho riconosciuto. Era proprio lui». Roxana lo ha quindi segnalato ai carabinieri, che hanno trovato conferma grazie alle immagini delle telecamere. I genitori del ragazzo si sono detti increduli. Lui, intanto, non ha mostrato un minimo di compassione. Mentre gonfiava i muscoli in palestra, il suo odio nei confronti delle donne cresceva fino a diventare insostenibile.